Buongiorno, buongiorno a tutti, eccoci ancora in via Molise per fare il resoconto, l'ultimo resoconto di una mattinata assurda. Questa mattina la Lega era venuta per denunciare l'occupazione abusiva dell'ex macello, decine di stranieri, clandestini, extracomunitari che occupano abusivamente degli spazi di grande pregio. Queste sono villette Liberty, molto belle, e poi è successo quello che purtroppo temevamo. Ringrazio la polizia per il loro servizio, che quello che temevamo, cioè il centro sociale Macao, che è sceso in piazza minacciando i presenti, cercando anche lo scontro, evitato grazie alla polizia, ma soprattutto è sceso per difendere decine e decine di immigrati clandestini che vivono in queste ville, in queste aree abbandonate, che sono aree del comune di Sogemi, che è una città del comune. Poco fa abbiamo visto, e ho visto anche un applauso reciproco fra gli stranieri. Ecco, sentite, vedete che insomma c'è la pace, la fratellanza e l'accordo fra clandestini che occupano abusivamente e insulti alla Lega, chiaramente, e poi naturalmente il centro sociale. Ecco, gli stranieri sono quelli più dalla mia parte, stanno... Sentite le urla contro la Lega, che ecco un Salvini puttana con ecco ci mancava chiaramente l'insulto a Salvini, metà arabo, metà italiano, con puttana. Chiaramente questo sancisce più delle mie parole un'alleanza, un'amicizia, una copertura, una convivenza fra il centro sociale Macao, i delinquenti del centro sociale Macao e gli extracomunitari clandestini che occupano abusivamente queste aree, che noi chiediamo da anni al Comune di Milano di mettere in sicurezza, di ristrutturare, di destinare ai ragazzi, alle biblioteche, alle associazioni, alle onlus, agli anziani, a una vita normale, insomma, quindi che è quello che dovrebbe essere di alcune palazzine che sono decine di migliaia di metri quadri, che hanno anche un valore artistico, un valore storico, che invece sono in uno stato di abbandono e degrado e soprattutto di illegalità. Il fatto che questa mattina, diciamo, decine di stranieri sono andati avanti e indietro e che poi abbiano anche trovato la copertura e l'alleanza, insomma, del centro sociale, ci fa capire che purtroppo qui ci siano più strati di illegalità che l'amministrazione comunale in un qualche modo tollera e che noi invece cerchiamo e vorremmo assolutamente cambiare. Anche per questo torno e mi faccio vedere. Anche per questo mi metto così, abbiamo necessità di cambiare aria a Milano, abbiamo bisogno di un sindaco, di un'amministrazione che con decisione sgomberi queste palazzine, riporti la legalità, riporti il decoro, riporti l'arte, la storia, la qualità artistica, ma soprattutto allontani spacciatori, allontani delinquenti, allontani stranieri, clandestini, allontani i ragazzi del centro sociale che da anni disturbano il quartiere, impediscono la vita normale di questo quartiere e soprattutto sono la copertura per altri reati. Due notti fa tre nordafricani si sono accoltellati tra di loro, purtroppo sono scene che qui vengono raccontate dai residenti come quotidiane, perché ogni giorno, ogni settimana succede qualche cosa e poi c'è un via vai davvero di persone, assolutamente non so se adesso riusciamo ancora a vederlo, però da quei portoni che vi ho fatto vedere prima ho interrotto la diretta perché c'è stato un momento di tensione, però vedete, forse li vediamo anche adesso, dopo aver fatto pace e comunella col centro sociale, i clandestini, una parte almeno, si sta allontanando, adesso ve li faccio vedere e vediamo se, come io ho anticipato, entreranno dalle scale dove poco arriveranno. Vediamo una scommessa, vediamo se ho ragione, vediamo, intanto decine di clandestini restano con gli aderenti al centro sociale a fare comunelle, a coprirsi l'un l'altro, una cosa vergognosa per una città come Milano. Vediamo se salgono le scale, vediamo se ho indovinato, vediamo, vanno dritti, no, c'è una porta anche più avanti, quindi probabilmente entreranno da quella, però prima abbiamo visto, vi avete visto nel filmato precedente, un viavai continuo di clandestini anche con le valigie, che purtroppo ci dicono che nonostante l'intervento dei carabinieri, che voglio ringraziare, queste bellissime ville sono ancora occupate abusivamente da decine di persone che non sappiamo chi sono e che sono in Italia soltanto per
delinquere. Bene, direi che per essere una mattina, una domenica mattina, insomma, è già stata anche fin troppo movimentata. Io vi ringrazio e vi saluto, ma vedere davvero decine di giovani, decine di persone che si fanno vanto di vivere nell'illegalità e che hanno così forte il senso dell'impunità, insomma, non mi rende felice di essere un cittadino di Milano. Troverete sulla pagina della Lega di Milano, sulla mia, su quella di Silvia Sardone, su quella di Massimiliano Bastoni, alcune immagini in diretta di quello che è successo. Trovo assolutamente folle che a Milano un gruppo di persone, di un partito, chieda lo sgombero e la liberazione di un immobile pubblico e debba essere protetta dalla polizia perché i delinquenti di un centro sociale cerchino il contatto fisico dandoci dei delinquenti, queste maledette mascherine, dei delinquenti, degli assassini, eccetera. Quindi torneremo presto a chiedere ad alta voce, lo abbiamo già fatto, lo sgombero del centro sociale Macao. Il sindaco non si è mai pronunciato e quindi noi chiederemo ad alta voce se il sindaco di Milano la pensa come noi, come la Lega, e quindi vuole sgomberare questo gioiello della storia dell'architettura milanese oppure vuole continuare a tollerare la presenza del centro sociale, di delinquenti, di clandestini, di sbandati, di spacciatori e di violenti. Questa è una bella domanda per il presente e per il futuro di Milano e ve l'ho detto, presto torneremo e questa cosa non finirà qui. Grazie a tutti e buona giornata.